Sì, perché oggi c'è da un po' di tempo, da un poco più di un anno a questa parte, si parla molto di eroi, vero? Sì, un eroe, anche un eroe. Quindi io troverò qualcuno e dirò che tutto il bene possibile è un eroe. No, mi senso, che ne so, vabbè, adesso vediamo che cosa può aver fatto di eroico, quello poi viene da sé, non so, chi lo sa. Vediamo un po'. Avrei preso di mira Edgardo. Sì, Edgardo. Edgardo. Oh sì, Edgardo. Un eroe, un vero eroe, nonché un pilastro. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Sì? Lei è la moglie di Edgardo? No, sono la figlia. Ah, è la figlia di Edgardo. Sì? Io, guardi, devo dire che Edgardo è una persona meravigliosa, lo dico a lei Senta, perché mio papà è morto da 12 anni. era una persona meravigliosa. Insomma, non mi interessa, buongiorno. Buongiorno. Azzo! Questa non lo ricorda molto volentieri. Ha detto era, capito? Era, vabbè. Diavolo, ho detto solo una cosa bella del padre morto. Evidentemente questa non aveva un buon rapporto col padre. Ah, ce ne sono, ce ne sono. Un Edgardo morto. Andiamolo a un Giuseppe. I Giuseppi spesso sono vivi. Sì, ma sì, ma certo. Giuseppe è un nome. Vabbè, io devo dire che Giuseppe è un nome molto diffuso in Italia. Mamma mia, è pieno di Giuseppe. Guardando gli elenchi, no? Ci sono nomi che sembrano, insomma, un po' più carini e sono in meno numero rispetto a Giuseppe. Giuseppe lo trovi dappertutto, davvero. Non so, magari saranno persone non più giovanissime. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. Lei è la moglie di Giuseppe? No, no, sono moglie. Lei vuole parlare? Con Giuseppe o con... Con Lei Giuseppe. chi è? A una signora. Ah, una signora, eh? Sì. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Lei è la moglie di Giuseppe? No, io sono Giuseppe. Ah, caro Giuseppe. Giuseppe, sei meraviglioso, sai perché? Perché tu sei te stesso e anche tua moglie allo stesso tempo, è fantastico. Giuseppe, io ti volevo dire che sono un tuo grande ammiratore. Un tuo grande ammiratore. Giuseppe? Ma chi parla? Sei un grande, sei un pilastro, sei un eroe. Che vita meravigliosa che hai fatto. Io sono un signor nessuno, io sono una nullità in confronto a te. Giuseppe, tu sei il numero uno. Ma chi parla, scusi? Vabbè, io mi chiamo Roberto. Roberto Edgardo. Ma io penso che ci sia uno sbaglio No, qui. ma lo sbaglio non c'è. C'è che io, scusi se le darò del lei, forse è meglio, anzi del voi. Voi, Giuseppe, io vi sorveglio, vi ammiro da lontano perché non oso avvicinarmi a voi, signor Giuseppe. Signor Giuseppe, lei è un eroe, un vero eroe. Mi dica perché? Perché? Perché lei ha condotto una vita a una certa età, è una persona che ha condotto una vita splendida, onesta, meravigliosa, è stato un pilastro della sua famiglia, di tutto. Lei dove va sorregge, lei è un pilastro, è un vero eroe. È vero o Ma io mi trovo un po' imbarazzato. no? Beh, imbarazzato, ma guardi, io credo che una persona che si sente dire questo è giusto perché un eroe vero è anche modesto. Si debba sentirsi imbarazzata, però, guardi, io glielo dico sinceramente, una persona come lei, ce ne Ma fossero ascolti, ma come lei. non è per caso che ha sbagliato numero? No, signor Giuseppe, no, perché lei non si sente così importante, così bravo, No, così. non sono importante. Ma perché, guardi, lei ha condotto una vita meravigliosa. La vita è meravigliosa. Per esempio, la famiglia. Giuseppe, la famiglia. Ma ascolti, signore, lei Sì. lo sa che io sono vedovo. Sì, beh, questo lo sapevo, ma dico la famiglia negli anni. Certo, lei quanti anni ha, signor Io ne Giuseppe? ho 83. 83. Signor Giuseppe, lei può guardare indietro fiero della sua vita, fiero della sua vita. Lei non ha mai tradito sua moglie, per esempio, è vero o Ascolti, lei no? mi È deve vero o scusare, ma non posso stare al no? Ho telefono. capito, questo argomento non le interessa, ho capito, non vuole rispondere, perché questo potrebbe in qualche modo ledere Esatto, la ecco, sua lasciamo perdere. limpidezza umana e il suo eroismo. Ecco, sì, quella signorina che mi ha risposto prima, quella signora, Sì. è straniera, vero? Sì. Ecco, è lì una donna di servizio? Ma è qui, diciamo, in prova. Ah, in prova, cioè lei la sta provando, ho capito, ho capito. Lei abita solo? Sono io e una seconda moglie. Ah, bravo,
Bravo, complimenti, vede, ecco. Vede, lei non ha lasciato ghiacciare il cadavere, lei si è subito risposato. Bravo, bravissimo. E poi ora ce l'ha questa in prova, che insomma se la prova dalla mattina alla sera. Come sta andando la ragazza? Oddio, talmente poco che è qui che adesso vediamo. Quanto tempo è che c'è? Oddio, adesso di preciso non lo so, non so proprio. Un mese? Ma... qualche giorno? Dunque, aspetti pure... Sì, ci pensi bene, su, tic-tac. Attento, signor Giuseppe, il tempo passa. Tic-tac. Vabbè, saranno una settimana, due, via. No, penso di sì, Sì. Senta, ma funziona bene? Mo Dio, pare che funzioni bene. Certo, ma... Pensa, la scopa nuova, sa com'è... La scopa nuova, certo, bisogna un po' abituarsi alle scopate nuove, certamente, perché è chiaro che ci possono essere, poi si trova il ritmo, sì, è evidente. Ci vuole un po' di tempo. Ci vuole un po' di tempo. Però lei l'ha già un po' cominciata a provare, vero? Vero, signor Giuseppe? Beh, insomma, sa che io sono sotto ossigeno, signore. Madonna, sì. E lei ha... cosa dice sua moglie di questa ragazza? Mia moglie ha un ictus, guardi mo. Mamma mia. In che condizioni? Ma guardi, io le faccio tutti i miei auguri allora. Grazie molto, signor Giuseppe, signore. Guardi, comunque l'ho sentita abbastanza vispo, ecco, è vispo. Ma io cosa vuol vispare? 83 anni. Sì, lo so, va bene, ma... attaccato al bomboloni dell'ossigeno. Vabbè, i bomboloni sono buoni, ma certo sarebbero meglio quelli con la crema dentro. Senta, signor Giuseppe, mi può ripassare la signora, cioè quella straniera? Ah, sì, un attimo. Grazie, molto gentile, grazie. Sì, prego. La situazione è veramente incresciosa. Pronto? In questa... Pronto, buongiorno. Buongiorno. Lei parla bene italiano? Un po'. Ah, mi fa piacere. Senta, come si chiama di nome? Io? Sì, ok. Sofia Majeska. Sofia Majeska, ah, buono. Allora, quindi lei è una ragazza, che so, russa? No, una polacca. Una polacca, Majeska. E fa la fantesca. Senta, Sofia, sì? Quanti anni ha lei? Io 44. 44, vengono tutte un po' passatine però, per la verità. Non arrivano queste giovanette. Le giovanette fanno le... Vabbè, insomma. Senta, si trova bene lì in famiglia dal signor Giuseppe? Sì. Ecco, è un bravo uomo, eh? Sì, bravo. Bravo. Lei è sposata? Con naturalmente suo marito in Polonia. Sì, marito in Polonia. Tutti hanno i marito. Figli. I figli in Polonia. Sì. Ecco, lei lascia i figli così tranquillamente, no? Sì, mio marito è bravo. È bravo, insomma. Certo, lei viene qua a lavorare. Sì. E manda i soldi in Polonia? Sì, manda. Ah, manda, perché in Polonia si vive male, pochi soldi? Sì, quello sì. Quello sì, Polacca. Non poi è quello. Fa anche freddo, Fa un po' freddo in Polonia anche, ah, no? Sì, freddo, meno tre. Meno da 3, me. Adesso meno 3, da noi siamo a 20, 30, 40, non so, fa un caldo cane in questi giorni, pur essendo già inverno. Senta, signora Majeska, come ha detto, Majeska? Majeska. Ah, ma scusi, Majeska. Senta, da quanto tempo è in Italia? Da maggio. Da maggio, ha imparato bene però già, eh? Sì, studiato un po' in Polonia, un corso. Studiato un po' in Polonia? Sì, Polonia. Un po' in Polonia, sì, è nuovo, perché io sapevo un pompatino, si va un pompatino pure, si va un po' in Pineta, invece si va un po' in Polonia, ecco, questa mi mancava, grazie per avermela insegnata. Venga, c'è sempre da imparare, anche dai polacchi. Sì. Lei lo sa che i polacchi, a parte il Papa, voglio dire, avete il Papa, no? The Pope. Sì. Ecco, the Pope nel senso di Papa, no? Di Pope. E dicevo, appunto, lei è cattolica? Sì, cattolica. Ah, cattolica, apostolica, romana. Indubbiamente, no, volevo dire, i polacchi sono ritenuti un po'... Cioè, sa, in America, per esempio, non fanno le barzellette sui carabinieri come noi, le fanno sui polacchi. Come dire, sono un po' duri. È così, i polacchi sono un po' doddi. No. Non sono doddi? No. Cioè, sono persone intelligenti. Sì, penso che sì. Mi dica un polacco famoso. Io ce l'ho, io lo so, mi dica un polacco famoso, il nome di un genio, insomma, di un polacco famoso nel mondo. Non lo so quale. Ma come, via, un musicista. Ah, musicista. Sì, chi per esempio, lei polacca deve conoscere. Chopin, sì. Chopin, ah, si dice Chopin, sai che noi diciamo sempre Chopin?
e poi invece si dice Chopin, eh? Lei conosce Chopin? Sì. Ah, vede, 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 per esempio. Un altro polacco famoso, invece nel campo della politica, Lech. Wałęsa. Beh, Wałęsa, un polacco famoso nel campo della religione, Karol. Wojtyła, così impariamo benissimo le pronunce. Io tu, quando trovo una polacca chiedo sempre come si dice esattamente Solidarność. Com'è? Come si dice? Non ho capito. Solidarność. Sì, Solidarność. Solidarność. Mm. Così. Sì. Ecco. E ora passo a chiederle qualche altra informazione. Qualche parola che lei mi dovrebbe tradurre in polacco. Per esempio la parola pompino. Non so. Mi può tradurre in polacco la parola pompino? Non lo so che cosa è pompino. Ah, sì, è vero, lei è qui da maggio solamente, magari l'ha fatti, ma non sa che cosa, come si dice. No, appunto, certamente. Rapporto sessuale orale. Non lo so. Cioè, una donna che lei con suo marito, per esempio, come si chiama suo marito? Antoni e Sofia. Sofia? Sofia. Sofia, perché Sofia, che cos'è Sofia? La capitale della? Non lo so. Bulgaria, no, Bulgaria, so, come dice, Bulgaria o Bulgaria? Vabbè, che ne sa lei cosa si dice, non è mia bulgara. Quindi, cioè, praticamente, lei con Antoni ha avuto dei figli, no? Ha fatto rapporti sessuali, sesso. Solidar sex, giusto? Pronto? Sì. Ecco. Quando lei con la bocca, your mouth, bocca, ha afferrato saldamente il pene del marito, ecco, come si dice quell'atto lì? Non lo so? Lo fa, ma non lo sa. Brava ragazza, non lo so. Brava ragazza, però no, insomma, brava ragazza, ma col marito si può anche capire, eh? Che si possa fare, eh? Certamente non lo farà Giuseppe, perché insomma cosa rianima lì, cioè voglio dire, però insomma, signora, lei è veramente, quanti figli ha? Due? Sì. Due? Di che età? 19 e 17. Maschi? No, una figlia e figlio. Maschia e femmino. Sì, addio. Sofia, complimenti, lei è una bella donna? Penso che sì. Pensi di sì. A 44 anni ancora gli uomini le vengono dietro? No, non faccio niente. E davanti? Dentro. Sono una brava ragazza, non faccio niente. Non fa niente? Ma lei lavoro solo e così, non faccio niente un altro. Quando torna lei in Polonia? A Natale. A Natale, è logico. E i vecchietti li lascia soli? C'è figlia. Ah, c'è la figlia, meno male c'è la figlia, perché io ero in pensiero, perché Giuseppe è un bravissimo uomo. La signora ha avuto un ictus, ha sentito, lo sì, sa? Sì. Quindi lei, insomma, ci stia attenta, mi raccomando. Sì. La pagano bene? Sì, abbastanza. Abbastanza. Lei ha fatto la domanda di regolarizzazione? Sì, fatto. È tutto a posto? Sì, tutto a Giuseppe posto. È stato bravissimo. Tutto. Pagato tutto, quindi lei ha il permesso di soggiorno? Sì. Benissimo, molto bene, guardi. E quindi nessun uomo le viene dietro, le fa qualche avance? No, mai tentato. Così. Ma se un signore, un uomo... mio marito non si... È geloso? No, non è geloso, un pochino sì, come tutti, non è che... Ma se lui sapesse che lei è stata a letto con un italiano... Mai. Si incazzerebbe. Ah, perché mai con le tue scuole? Perché non faccio quelle cose, mai. Ma specialmente con mio marito. Ah, va bene, ho capito. Ma che so, con l'italiano ancora meno, no. Con l'italiano mai. C'è Giuseppe che può sapere che cosa voglio sapere. Gli dica a Giuseppe. Sì? È il mio innamorato italiano. Facciamo uno scherzo a Giuseppe. È il mio innamorato italiano. Dai, posso sapere chi è lei? Perché io, mi fa quelle domande. Quella domande? No, niente, io sono il signor Curiosini. Curiosini, mi chiamo Curiosini. E dal nome, capito, la tendenza. Io tendo. A volte tendo anche i panni, no? Comunque mi ha detto che Giuseppe l'ha messa in prova e che la scopa nuova, insomma... Perché adesso sta mangiando e sì, perché sì, l'ora sì. Vuole mangiare. Vuole allora, ecco, ora vada a dare da mangiare a Giuseppe e mi raccomando, sia una ottima scopa nuova, d'accordo? Buongiorno. Cosa scopa?
No, no, lui ha, Giuseppe ha detto, sa, la scopa nuova, nel senso che, capito? Cioè, la donna che, insomma, si scopa all'inizio, cioè, ci possono essere dei problemi, ma poi dopo, quando si è preso il ritmo e ci siamo, insomma, capiti anche sessualmente, la scopa viene meglio. Ma quelle cose non ci sono mai quelle cose. Mai quelle cose. Mai. A volte viene bene subito, eh? Sì, no, senza problemi. Sì. Comunque guardi, vada a dare da mangiare a Giuseppe. Sì, perché aspettano mi ha detto. Sì, perché sono come uccellini nel nido. Vada a dargli il bacino. Arrivederla. Sofia, complimenti, brava anche per la lingua, è stata piuttosto brava. Ottima lingua. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. No, perché ci sono alcune che proprio parlano peggio, vero? Ma la ragazza, Sofia, la signora ha retto piuttosto bene la conversazione, solo qualche piccolo termine non conosceva, però adesso si va un po' un patino, si va un po' un pineta, si va un po' un Polonia, ecco, vedi, anche questa si può aggiungere, vedi roba. Dunque noi eravamo dove eravamo? Ah, ecco, dovevamo dire sì, ma insomma poi ci siamo un pochino, abbiamo trovato, a me piace sempre molto parlare e capire un po' questi extracomunitari vengono, perché la Polonia non è nell'Europa, insomma quella lì, nella UE, quindi mi piace sapere come se la passano, lasciano sempre mariti e figli sempre laggiù, venga qua, lavora e non fanno niente, mi ha detto lei, magari, per carità, non voglio dire niente, ma altre molte, no? Poi ci sono le Filippine, ci sono un po' di tutto il mondo, no? Capo Verde, Costa Laborio, sì, quanto costa? Ne so. Laborio costa, ma sai, è vietato. Dunque andiamo avanti, sì. Indaghiamo, il sondaggio ci dà anche questa possibilità, ma cosa vogliamo di più? Indaghiamo, sappiamo, cerchiamo, crediamo, credere, obbedire, combattere, no, senti là. Va bene, andiamo da quest'altra persona, ha sempre un nome di sesso maschile, di genere maschile per meglio dire, il nome di sesso è brutto, nome di genere maschile, e che appunto, sì, pronto? Sì. Oh, buongiorno, lei è romano? Sì. Oh, romano, guardi, io sono emozionato nel parlare con lei, molto emozionato, complimenti, lei è un eroe, guardi, non so come farle i miei complimenti, non, guardi, mi sto impappinando da me, sono emozionato, signor Romano, è un eroe. Complimenti. E chi parla? Io sono Giuseppe, mi chiamo Giuseppe, sono una persona così, insomma, una nullità in confronto a lei. Io mi inchino davanti a lei. È un grande pilastro, lei è un pilastro, capisce? Un eroe. Non so come dirglielo. Io le sono grato, ma per tutta l'umanità, perché una persona come lei, ce ne fossero. Sì. Mi dica cos'è. È forse un po' imbarazzato da tutti questi complimenti, non vorrei metterla in imbarazzo, signor Romano. Sì, lo scopo di questo discorso mi dica qual è. Lo scopo è semplicemente, io voglio esprimerle i sensi della mia ammirazione. Lei è la persona più onesta, più grande, più dritta, più retta che io conosca. Quindi un pilastro per la sua famiglia, per la società. Ma guardi, se fossero tutti come lei, ma magari. E poi un eroe, perché lei nella sua vita si è comportato eroicamente. Un vero eroe. Mamma, si dicono eroi quelli che vanno alla guerra, si dicono eroi quelli che salvano persone, ma lei di più, un eroe! Mi dica. Quindi lei sa benissimo a cosa mi riferisco, no? No. Beh, intanto a tutta la sua vita. Sì, d'accordo. Se lei guarda indietro nella sua vita, vede solamente atti di onestà, sì, ho capito, di correttezza e di eroismo. Lei mi spieghi ora il motivo di questi complimenti? Perché io sono un ammiratore suo, cioè io l'ammiro, io guardi, posso anche, io le volevo chiedere una cosa, ma non, scusi, guardi, sono emozionato, non so se gliela posso chiedere, un autografo, è possibile avere un autografo da lei? No, guardi... Ma è una firma su un foglio? No, guardi, non... Lei, non le faccio mica firmare niente. No, ma guardi, lei la smetta di telefonare. Ma perché? Ma lei è meraviglioso. No, guardi. Anche è bellissimo, oltretutto. Un uomo volitivo. Guardi, ma lei ha visto il suo profilo? C'ho la minestra sul telefono. Ma sembra il duce, eh?
Io devo andare in cucina perché sono da solo e... Appunto, lei vive da solo? Sì. È un eroe. Una persona che vive da solo. Un uomo che si fa da mangiare da sé. Un uomo che vive facendosi da mangiare, facendosi le seghe. Lei è un eroe! Va bene. Pilastro! Lei è un pilastro! Questo pilastro ce l'ha sempre bello duro, ma deve fare da sé e tira avanti in questa vita che non le dà grandi soddisfazioni, ma lei irraggia una luce che invade tutto ciò che le è intorno. Compreso me in questo momento, immodestamente, immeritatamente, ai suoi piedi. Eroe! Sì, d'accordo. Pilastro! Mi spieghi il motivo dei complimenti, dica. Perché lei è quello che ho descritto. Lei è un eroe, un pilastro. Sì, ma lei mi dica, guardi che... mi dica, io ho anche fretta, mi dica... Sì, ma io ho già detto, io vorrei pregare, se io potessi accostarmi a lei un autografo, sguardo... Guardi, le do la mano e basta, le tocco il lembo della giacca. Come ha detto che si chiama lei? Giuseppe. Ecco, guardi Giuseppe, Giuseppe Edgardo. Edgardo, Giuseppe Edgardo. Giuseppe Edgardo? Edgardo, sì. Guardi, io ho dei grossi problemi, perciò non ho... Ha problemi fisici? Mi dispiace, sì, anche tu, di tutto. Di tutto? Mi dispiace. Bene, il vero eroe, come lei, ha i problemi, ma non li dice. Lei può dire, ho dei grossi problemi, ma lei non mi dirà mai quali sono questi problemi. Perché? Perché lei è un eroe. Soffre dentro, vive fuori. Ascolti, io ho il fuoco sulla... ci mi sta bruciando tutto. Mi dispiace. Chiamiamo i pompieri, anche loro fanno gli eroi di solito. Io la saluto e la ringrazio. Sì, complimenti. Romano, Romano. Sì. Romano. Arrivederci. Ti bacio la mano. Sì, Romano, eroe. Arrivederci. Pilastro, eroe, Romano. Ci vediamo. Ti bacio la mano, ti bacio anche l'ano. Sì, va bene. Grazie di esistere. Che meraviglia, sono commosso. Bene, dopo aver messo in imbarazzo alcune persone, vero? Il povero Romano, via, ma diciamo, cosa ho fatto io nella mia vita per essere elogiato così tanto, incensato, adorato, idolatrato, il latrato, via. Ora siamo a ruota libera e si va come si fa. Questo fatto del cane, del latrato, mi fa venire in mente qualcosa. Certamente il cane è sempre un personaggio utilizzabile nel sondazzo, non ci rompa le palle, tanto per di neone, possiamo dire un'altra, non ci rompa i coglioni. Oh, dunque, sì, certo, andiamo a fare un altro numero. Sì, ecco fatto. Vediamo un po'. Oh, bene. Vediamo un po'. Sì, pronta? Oh, ciao. C'è il babbo, la mamma? Sì. Grazie, ciao. Pronto? Chi è? Buongiorno, signora. Buongiorno. Lei è la nonna del... Sì. Infatti, si sente, signora. Il signor Rino è in casa, il signor Rino. Ma scusa, ha sbagliato lei? No, Rino sono io, in casa, io sono il telefono da casa mia. E appunto c'è qui il cane. Ma non lo so, io non sto capendo chi è lei, scusa. Chi? Senta, non so più se è più cane il cane o... vabbè. Senta, signora, non c'è una persona, sua figlia, suo figlio, cioè qualcuno in casa? C'è solo lei? E il bambino? Pronto? 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 Sì, ecco, signora? Sì? Buongiorno. Buongiorno. Senta, allora io telefono per il cane. Quale cane? Il cane che dobbiamo riportare. È il canile comunale. Ma noi non abbiamo un cane, noi. Ma come non avete cani? Ma via, non mi prenda in giro. Vabbè, grazie per lo scherzo, buongiorno. Ti dico la verità, siamo nel nord, però come dire, ho avuto quest'area del sud improvvisamente, vero? Lasciamo stare queste persone, per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Poi Rino non c'è nemmeno, c'era solo Ceronte. Va bene, andiamo su.
Sì, i cani, nessuno vuole il cane, è vero, nessuno. Poi devo, ce ne sono già tre, magari, sì, fanno così. Va bene, andiamo, andiamo. Bon, zitto! Fermo lì, cuccia! Sì. Oddio. Pronto? Signora? Sì. Buongiorno. Sì. Sì. Chi è? Sì. Senta, signora? Sì. Sì, Fernando no. No. No, sì, capivo, capivo. Capivo perché. Senta, signora, quindi sì o no? Ma che cosa dici? Io non capisco niente. Qual è sì o no? Ho chiesto Fernando, no. Fernando non c'è più. È quello che si sta. Non c'era bisogno di aggiungere altro. Il cane? Neanche il cane. Anche lui? Non c'è più, manco il cane, non ce l'ho mai, non ce l'ho avuto mai. Ah, no, mi dica che non c'è più, dice, non c'è più, io mi allarmavo. Senta, signora, quindi, insomma, lo vuole? Il cane? Sì. No, no, manco per sogno. Le fa compagnia, signora? No, no. Senta, già fa le feste. Sì, sì, ho capito. No, no, ma guarda, io non mi interessa quello che sta dicendo, eh. Se lei è sicura? Sì. Lì non c'è qualcun altro in casa? No. No, eh? Mm. Beh. Ma chi è lei? Con chi parlo? Io sono quello di cui qualcuno dice che do noia alle vecchiette, sa? Questo purtroppo. Vede, che ci posso fare? Mi rispondo, eh? Beh, basta, io lo saluto e arrivederci. Un saluto, la saluto anch'io. Sì. Arrivederci. Mamma mia, capito? Queste donne, già si capisce già da quando rispondono. Fernando, no, 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 non c'è verso. Beh, che c'è da fare? È triste, molto triste. Il sondazzo ci porta anche queste realtà, le realtà dell'invecchiamento. Selezionare 5. La realtà dell'invecchiamento, perché l'invecchiamento è qualcosa di inevitabile. Insomma, se non sopravviene la morte prima, è inevitabile, no? E quindi senti questa persona, una persona che ora è anziana, ti risponde in questo modo, fa tutta la vita, magari è rimasta sola, per dire, è stata giovane, è stata una ragazzina, ha dato il primo bacio, ha avuto le prime emozioni, è tutto scordato, tutto dimenticato, tutto sepolto praticamente. Ma perché siamo costretti, a vivere e a invecchiare? Dacci la vita e lasciaci un'età accettabile. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, qui è il canile comunale. Sì, qui è pervenuto un cane tutto pieno di piaghe, è stato maltrattato. E siccome c'è sul collare una medaglietta con questo numero telefonico, e il nome è Giacomo. Ora, io ho fatto questo numero. Lei si chiama Giacomo? No. C'è un Giacomo lì? Era mio padre, ma è morto. Ma l'avete fatti fuori tutti? No, dico, ma comunque forse è il cane che si chiamava Giacomo, o si chiama. Insomma, lei aveva questo cane, quindi lei... Era suo, perché questo numero telefonico, come vede. Sì, sì, ma io... No, qui c'è un problema grosso, qui c'è un... qui parte il... mi capisce cosa parte, no? Maltrattamenti ad animali, si va da 3 anni a 12 anni di reclusione, carcere duro, 41 bis. Guarda che io non ho un cane. Ora non ce l'ha perché l'ha abbandonato e l'ha piagato in quel modo, ma come si permette? Ma cosa sta dicendo? Scusi, ma perché noi abbiamo qui abbiamo questo numero telefonico, e quindi lei, mi dispiace, cioè, guardi, dai 3 anni ai 12 anni di reclusione, carcere duro, 41 bis come i boss mafiosi. Questo ormai è stabilito. Lei, guardi, non doveva maltrattare un animale. È un essere vivente, sa? È una creatura, eh? Ma guarda che io non ho maltrattato nessun cane. Non ho maltrattato nessun cane, questo dovrà stabilirlo chi di dovere. Lei dovrà sostenere certamente le sue ragioni, e poi vedremo. Guarda, io non... Lei dovrà provare che non ha mai avuto un cane. Di che razza era quel cane? Mm? Di che razza è quel cane? Ma io non ho un cane. Ma di che razza? Non ce l'ho. Ma guarda, è troppo facile, non ce l'ho. Mi dica di che razza non ce l'ha. Scusi, non ce l'ho. Sì, ma di che razza non ce l'ha, scusi, eh? Ma è duro, duro. Sì, io posso sapere, lei di che razza non ha il cane? Me lo chiede ancora, io non ce l'ho un cane. Se lei non ha un cane, è chiaro che non avrà un cane, che so, un cane barbone. Lei avrà un cane barbone? No, nessun cane. Bene, lei ha un levriero?
No, no, nessuno. Vede che bisogna stabilire di che razza è il cane che lei non ha e che non ha mai avuto secondo lei, eh? Mm. Secondo lei. Quindi di che razza è? Non ce l'ho. Ma allora le ho chiesto forse se ha l'uccello, ho detto ha il cane, oh. Non ce l'ho. Se non ce l'ha, mi dica di che razza è, oh, ma non mi dica la razza, chiudiamo il fascicolo, eh? Oh, insiste ancora. Perché io non le posso dire di che razza è questo cane, lo deve dire lei per sicurezza, perché è il suo, c'è il suo numero telefonico sopra. Poi gli ho detto Giacomo, forse ha messo nome al cane perché, non so, lo stesso nome del padre, non so, sono quelle cose che possono capitare, però non lo doveva maltrattare così, di che razza è? Io mio padre. Io vorrei sapere di che razza è quel cane, non divaghiamo. Io non. Lei mi sembra il dottor Divago, avanti, forza. Non ce l'ho un cane. Lei non ce l'ha adesso, perché l'ha sbolognato. Ma io voglio sapere quello che aveva fino a poco tempo fa e che ha maltrattato, di che razza è. È ancora vivo, sa? Malgrado il suo comportamento. Avanti. Allora, questo cane di che razza è? Era. Guardi, io. Ma era per lei? Eh? Mi può dire una razza di cane o no? Io non ce l'ho un cane. Mi dica una razza di cane. Voglio solo una razza di cane. Barboncino. Oh, ecco, esatto. Vede che alla fine la verità viene a galla? Lei è proprio un barboncino, esattamente. Come si può maltrattare un piccolo animale, oltretutto non è nemmeno un cane che può difendersi molto bene, un barboncino in quelle condizioni? Lei si vergogni, lei passerà i guai suoi. Ma guardi, no, l'ha ammesso lei, questa telefonata poi è registrata. Lei ha ammesso di aver avuto un barboncino e di non averlo, quindi che cosa non ha? Un barboncino, perché prima ce l'aveva e lei l'ha maltrattato. Va bene, d'accordo, ok, grazie. Questo ci può bastare. Lei ha ammesso quanto basta per configurare degli elementi di reità nei suoi confronti. Ecco, va bene. Quindi la devo salutare a questo punto. Insomma, ci rivedremo in altra sede. Far dire delle cose che io le faccio dire? Io non, guardi, per telefono non posso costringere nessuno, mica la posso costringere per telefono. Millantando cose che non millantando. No, guardi, millantando, lei lasci stare i verbi che non conosce. Guardi, parliamoci chiaro, io non le ho fatto dire per forza una cosa. Lei se non la voleva dire, ma non la diceva. Non l'ho costretta, lei ha detto barboncino e quindi corrisponde, è un barboncino, vede, c'è il suo numero telefonico, c'è un nome, so che corrisponde alla persona della sua famiglia. Io non so neanche come ho fatto un barboncino. Sì, lei lo sa, come hai fatto un barboncino? È grande o piccolo secondo lei? Non lo sa, perché barboncino cos'è? Grande come un San Bernardo secondo lei? Ascolti. Il gran San Bernardo. No, non mi piacciono questi tipi di telefonate qua. No, non piacciono nemmeno a me i tipi come lei, sa? Perché lei ha ammesso, ormai il barboncino, se lei non l'avesse detto, fino in fondo, ipotizzi quello che vuole. Noi ipotizziamo. Non attacca, cioè non ce n'è proprio bisogno, perché io non ho nessun cane. Guarda, lei non ha nessun cane fino a che non le sarà restituito il cane in questione. Vicinato, chiediamo. Il vicinato come fa a sapere se lei aveva un cane o meno? Ma come, cosa c'è? Ma ascolta, lei può averla avuto per una settimana. E nessuno se ne è accorto, capisce? Questo barboncino poverino ha sofferto le pene dell'inferno, lei ne subirà tutte le conseguenze. Lei l'ha detto, lei ha confessato. Lei ha detto, chi l'ha detto barboncino? L'ho detto forse io? Ho detto a caso. È facile dire dopo a caso, è facile. Lei ha confessato, è inutile che dica. Allora, il barboncino è il suo, non c'è problema, tutti gli elementi io concordano, numero di telefono, per fare. Insisteva che voleva sapere un nome. Io insistevo. Ma lei non era tenuto, non era obbligato a dire una razza. Quindi dicevo, mi dica un nome di un. Sì, ed è una razza, e se una persona cane, le dice. Io le ho detto una razza di un cane. Va bene, se una persona le dice per 15 volte si butti dalla finestra, lei si butta? Se io le dico per 15 volte si butti dalla finestra, lei si butta? No, guardi, lo ho fatto per soddisfare lei, guardi. Ah sì, allora per soddisfare me si butti dalla finestra. Avanti, a che piano sta lei? Ma a che piano sta lei? Ma non so mica, guardi che. Guardi, a che piano sta lei? Ma cosa vuol dire? Appunto, vuole sapere a che piano sta. Primo piano, non si fa nemmeno tanto male, si butti pure, si romperà qualcosa, dai. Forza, si butti dalla finestra, avanti, si butti dalla finestra.
contento. Vedi che non lo fa? Vedi che non lo fa? Solamente chi può maltrattare un piccolo animale come un barboncino può anche non eseguire certi ordini, non direi, certi consigli. Lei ha avuto un barboncino e lei... Io non ho mai avuto un barboncino, non so neanche come ha fatto il barboncino, le ho detto un barboncino perché... Lo sa come ha fatto un barboncino? Che ha voluto sapere una razza di cane e me l'ha chiesto 55 volte con un tono aggressivo e io le ho detto... Una razza di cane, va bene, la prima che mi viene in mente è San Bernardo, va bene? Sì, sì. No, non cambi, perché tanto è un barboncino. No. Ma come? No, mi ha chiesto. Ma lei mi copia, io. Prima ho detto barbone, lei ha detto barboncino, poi ho detto San Bernardo, lei ora dice ma San Bernardo. Per favore, se le dico. Io devo lavorare, non ho mica voglia. Ma cosa vuol lavorare lei? Lei non può. Non ho mai maltrattato nessun cane, va bene? Sì, no, non è morto, infatti. Va bene. Non è morto, infatti, lei ha maltrattato, non ha ammazzato. Comunque. Ho fatto io? Ho maltrattato che cosa? Maltrattato che cosa? Lei ha maltrattato un cane. E chi maltratta i cani maltratta anche gli uomini, le donne. E magari lei ha pure stuprato qualche donna, magari, chissà. Prima di accusare qualcuno abbia ben delle io prove non accuso, valide. Io non accuso, io l'ho detto che lei dovrà provare, per carità, io non accuso, io indago. Ecco, indaghi. Ho già indagato, meglio, capito? Perché questa telefonata sarà replicata quando dico io, sarà replicata davanti a chi dico io. Quindi, guardi, è inutile che lei si nasconda dietro un dito, sa anche un dito lì, abbastanza secco. No, io sono una persona calma e tranquilla. Calma, sì, lo sento che è calma e tranquilla, però quando si arrabbia contro i cani, perché lei aspetta la persona più debole, l'essere più debole, un piccolo cane barboncino. Vergogna, vergogna, si vergogni! Si vergogni! Ma cosa chiama la mamma? Il grande eroe! Maltratta il cane, poi. Mamma! Mamma, vieni qua, mamma! Mi dà noia quello lì! Ma vergogna chiamare la mamma! Ma la lasci stare quella povera donna che non c'entra niente! Mamma mia! Che un mostro! Maltrattare un barboncino! Poveraccio! La sua debolezza è stata quella di dire barboncino, non doveva dirlo, ma l'ha detto, e allora lì mi sono fatto grosso. Vabbè, d'accordo, per carità di Dio, vabbè, andiamo avanti, no? Poi chiamava la mamma, via, ma vergogna, chiamava la mamma, insomma, ora sarà qualcosa a cui pensare nel weekend, beh, insomma, mi sembra giusto. Ecco, ok, ecco qua, sì. Beh, allora, quindi, dove? E come? E chi lo sa? Dove, come, chi Lotto? Lo sa? Lotto? Vincenzo! Dimmi! Ehi, vecchio sporcaccione, eh? Tutto bene? Sì. Ehi, mi fa piacere. Vincenzo, mamma mia, quanto tempo, Vincenzo! Ma sai che non riesco a capire chi sei? Ma cosa vuoi capire? È passato troppo tempo. Ho ritrovato il tuo numero, ma guarda Vincenzo. Ma è proprio lui, sei proprio tu, che bello. Ma mi fa piacere questa bella faccia di bronzo che sei. Complimenti. Io mi ricordo, sai, tante cose. Ma con chi sto parlando? Comunque sono Michele. Michele. Io sto perdendo. Stai perdendo la testa. È l'età, Vincenzo, è l'età. Ormai non ti ricordi più niente, rimbambito. Vabbè, sono cose che anch'io, sai, certe cose mi sfuggono di mente a volte, no? Però una cosa me la ricordo sempre, sai? Pronto? La topa. Eh? La topa. È quella, non. Non me la scordo mai. Vincenzo. Come va? Tutto bene in famiglia? Sì. Sì? La moglie? Sempre viva? Sì. Questo mi fa piacere, perché a volte... insomma, il pupparuolo, insomma, ti funziona? Insomma, ti funziona, sì? Ascolta, ma io non so, ma chi sei tu? Ma Michele. E dove ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti molto tempo fa, Vincenzo. Dove? Dove? Se ti dico dove capisci subito, allora te lo dico, eh? Mm. Allora, Vincenzo, sì? In quella casa. Buona chiesa. Era una casa tanto vicina, senza soffitto, senza cucina. Ti ricordi? No. In quella casa dove andammo quella volta c'erano delle signorine
No, che si spogliavano e dicevano andiamo a letto. No, che ero Michele, non ci sei, eh. Eh sì, come no, dai. No, Vincenzo, dai. Sì, insomma, diciamo che te non ci volevi venire. No, Michele. Dai, sì, dai Vincenzo. Siccome si avvicina ora Natale, no? Io volevo fare tanti auguri, insomma, per le feste, magari dire facciamo una rimpatriata. Ascolta, ma che lavoro fai? Adesso? Eh? Beh, guarda, io adesso sono metà meccanico e l'altra metà faccio il pappone. Metà meccanico e metà pappone, capito? No. Hai capito? No. E c'ho delle ragazze per le mani, mamma mia, faccio anche bische clandestine, croupier, croupa, tutto. Ascolta, devo andare via, non c'ho tempo da perdere. Senti, puoi passarmi tua moglie? Eh? Mi passi tua moglie? Ah, guarda che mia moglie non c'è qua. Non c'è? No. E dov'è? Ah, non lo so. Come non lo sai? Ascolti, il negozio. Vincenzo? È il negozio? Allora la trovo lì. La trovo lì tua moglie? Sì, sì. Ah, benissimo, no, perché è tanto tempo che non vedo anche lei, sai? E con lei, beh, ero più amico di lei che di te, eh? Molto più amico. Azzo, se ero amico. Amicissimo. Ora vado in negozio subito. Va bene, ciao. Sì, mi raccomando, Sempre su, perché tua moglie. Tua moglie, ora me lo faccio dire da tua moglie, sì, come fanno le cose sessualmente. Sì, ma perché lei, se no poi fai confronti con me, capito? Sì. E magari te ci rimetti. Sì. Capito? Ciao. Ciao Vincenzo, vado da lei. Sì, ciao. Povero Vincenzo, si era molto ammosciato nelle ultime frasi, chissà perché, ma ora io credo che Vincenzo, appena torna la moglie, oppure magari le telefona anche, insomma chiederà, ma sto Michele è l'intenditore, no? Una volta c'era Michele l'intenditore, quello di whisky, ma questa è una donna, finalmente. Pronto? Sara, svegliati, è primavera. Non ho capito. Ricordati che aspetti un bambino. Pronto, Sara? Sono sbagliato il numero. Non sei Sara? No. Oh, sempre più straniere. Hai sbagliato il numero. Mamma mia, ragazzi, sempre più gente straniera, Sempre. insomma, vedi la vecchia canzone di Venditti, Sara, svegliati, è primavera. Era una bella canzone, sì. Poi gli dice, ricordati che aspetti un bambino, gli diceva, vero? Sì. Sì. Canzone degli anni 70. Sì, pronto? Buongiorno, Stefania. Stefania. No, ho sbagliato il numero. Ma che cazzo? Sei straniera anche te? Sei italiana? Stefania. Dai, ascolta, ho da fare, dai. Sì, fammela anche a me. No, non posso sbagliare, cioè non mi corrispondono più i numeri, dico una cosa via, un'altra donna, perché le donne, mamma mia, quante donne c'è nel mondo, e io vorrei tromballe tutte, e invece non, ma nel mondo tutte le donne ci sono, ma vi rendete conto per quanto si trombi si tromba sempre così poche, si tromba sempre così poche rispetto a tutte quelle c'è di mondo. Beh, di tutte le c'è di mondo se ne scarta un pronto? Sì. Argia? Sì. Argia, ecco, è l'unica di trolle quella più anzianotta. Argia. Sì. Io stavo facendo questo ragionamento, no? Ci sono miliardi di donne nel mondo, e alla fine un singolo uomo ne tromba solamente una piccola parte, una piccolissima, un'infinitesimale parte, scartando quelle magari in una certa età, quelle brutte, ne rimangono sempre tantissime trombabili, ecco, cara Argia, e quindi volevo sapere un po', insomma, te da che parte stai? Ma chi è lei? Madonna, investita da questo argomento insospettabile. Pronto, Argia? Sì? Appunto, volevo sapere, ma perché un uomo si deve trombare sempre quelle 2, 3, 4, 5, 12, 20, 35, ma poi basta? Nel mondo, nella vita, eh?
Quei miliardi di donne ci sono, scartando quelle per esempio come te, ma voglio dire, è possibile che... Come la pensi tu? Dai il tuo contributo a questa discussione. Ma scusi, non mi hai risposto, ma chi è lei? Ah, ma sì, ma questo è semplice, io sono un uomo, mi chiamo Edgardo Giuseppe Romano. Ma che ne ho la lunga, quanti sì, nomi? Tutti quelli a cui ho telefonato oggi, forse capisco. Ascolti, guardi che non mi interessa niente tutta quella storia che mi stai raccontando. Io ci credo, però un consiglio, chiedo un consiglio a una persona matura, ecco, tutto qui. Ecco, sapere, come posso fare a tutte le donne trombabili del mondo, come si fa? Guardi, è un argomento che non mi interessa. Capisco. Buongiorno. Stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...